qui a Via Scarlatti e abbiamo incontrato due amici che vengono da Trieste, Gerry e Mariangela, e stavamo parlando un po' di quello che sono le dicerie riguardo Napoli, riguardo i napoletani, il nostro modo di vivere, e ci dicevano che loro avevano paura di uscire dopo le 8 di sera perché qui c'era il coprifuoco, soprattutto giù Napoli, Via Caracciolo, quelle zone lì, e quindi mi è venuta l'idea appunto di intervistarli e di chiedere loro quali sono le dicerie e se hanno riscontrato veritiere queste ultime. Quindi Gerry, prima... Oh sì, devo dire che è una città, insomma, bella, viva, soprattutto di sera, al contrario di quello che si dice in giro o si possa pensare, e sia qui al Vomero che anche giù è tanto allegra, giovane, bellissima gente. Del resto, insomma, anch'io sono napoletano, per cui anche se manco da 40 anni non potevo sicuramente pensare male della mia gente. E da quanto tempo mancavi a Napoli? Da 24 anni, da 40 l'ho abbandonata completamente, da 24 non sono più tornato, e l'ho trovata, direi anche addirittura migliorata. A parte i continui clacson, che secondo me deve esserci un contatto elettronico, e questo lo facciamo dire alla Triestina. Prima sì, ci diceva, allora, lei proprio Triestina. Io sono Triestina, sì, con origini pugliesi, ma Triestina, nata a Trieste. Sì, anche perché quella che può parlare meglio dei clacson sono io, perché sono quella che dorme nel soggiorno con le finestre aperte dove non c'è l'aria condizionata, quindi... Fino alle 3 del mattino c'è questa continuazione di clacson ed è ritmata, no? Nel senso che sembra che al semaforo, quando deve partire, non so se quando viene il verde, se quando... c'è questo clacson perché suona uno e poi tutti gli altri, per solidarietà, sì, sembra, no? E quindi questa è una cosa che va avanti, inizia la mattina alle 6:30, alle 7 e finisce alle 2. Verso le 3 sono un po' più diligenti e sì, non suonano. No, passano, perché passano a tutte le ore, però non suonano più il clacson. E non, allora abbiamo non pensato... Non si spiega questa cosa. Si spiega, ma prima o poi ci metteremo al semaforo e guarderemo che cosa succede. Non capiamo se è quello dietro che suona per dire dai che è verde, vai avanti, se è quello davanti che dice guarda che c'è verde, adesso ti muovo, però si avvisano di un qualcosa. Però no, assomiglia tanto alla vecchia Napoli che ho lasciato io, insomma. La sera praticamente qui anche a Via Scarlatti è pienissimo di gente, si sta tranquilli, e però le dicerie purtroppo non sono positive come al solito. Però adesso noi torneremo a casa e faremo una buona pubblicità. Tra l'altro ci raccontavano alcuni episodi anche in metropolitana, in biglietteria. Mariangela, cosa è successo in metropolitana? Allora, oggi è successo che eravamo sulla Circumvesuviana in realtà, e a un certo punto sono saliti due signori, due uomini, uno con la fisarmonica e l'altro con il sax, giusto? E hanno cominciato a suonare, hanno suonato un paio di canzoni belle, poi hanno suonato Tubo Fare Americano e noi ci siamo messi a cantare, quindi è una cosa che ovviamente... E te la conoscevi come... Certo, sì. Famosa di sì. E quindi è una cosa bella, positiva, perché e mi dicevi comunque l'arte di arrangiarsi, sì, anche perché è questo, no? Tante volte poi dicono la criminalità, però tornando proprio al discorso, questi due signori sono arrivati là, hanno suonato, sono arrivati organizzatissimi tra l'altro, e hanno preso qualcosa, ma almeno hanno fatto qualcosa di bello, no? Qualcosa di positivo per chi c'era lì, no, era allegrato la giornata anche. E poi proprio riguardo all'arte di arrangiarsi, abbiamo trovato appunto ieri, ce la racconti tu questo episodio? Sì, per fare il biglietto della metropolitana c'era un ragazzino vicino alla biglietteria automatica che dava una mano a soprattutto gli stranieri, i turisti come siamo noi, sì, per insomma scegliere il biglietto, mettere le monetine, e alla fine l'ho guardato e lui mi ha detto se mi vuoi dare qualcosa. Ovviamente insomma gli ho dato qualcosa e ho apprezzato che un ragazzino di 13-14 anni, piuttosto che delinquere come purtroppo si sente in giro dappertutto, non solo qua,
e così si sia inventato questo mestiere del, così, dell'accompagnatore bigliettaio, che non so, sono anche come chiamarlo. Ultimamente si è parlato molto dei controlli che fanno per i biglietti, prima nessuno li faceva, adesso si stanno controllando. Poi avete notato che ci sono più controllori? Una volta ci hanno controllato, uscendo dalla metropolitana, che tant'è che io stavo quasi buttando il biglietto perché eravamo già usciti, ci hanno controllato, quindi insomma. Quindi anche questo è vero, anche tutti fanno il biglietto, nessuno scavalca il tornello, là, come fanno vedere a Striscia la Notizia, però in altre città, tutto regolare, veramente, devo fare complimenti ai napoletani, nessuno, non al sindaco, a quella, cioè non è questione politica, è una questione di coscienza civile dei napoletani, che esiste. Cosa non può mancare però prima di chiudere? Forza Napoli, sempre. Sempre.